In un video di qualche settimana fa toccavo uno degli argomenti più duri da digerire per i franchisor, l'uso del software di gestione. Sono ancora molti i brand che si ostinano ad improntare lo sviluppo della propria rete senza l'uso di un gestionale. Qualcuno si giustifica dicendo che la propria attività è davvero semplice, immaginate estetisti e parrucchieri. Qualcuno dice che costano troppo e qualcun altro cade nella missione di non averci mai pensato prima. Fermo restando che per poter sviluppare una rete è necessario avere un quadro generale dell'andamento dei propri affiliati, e premesso che è impossibile avere questo quadro senza avere un software condiviso, questa volta voglio risparmiarvi la predica e parlare di questo argomento da un altro punto di vista, quello del marketing. Sin da quando ero dietro ai banconi delle mie attività ho sempre pensato che il lavoro dell'imprenditore non sia quello di vendere i propri prodotti o servizi, ma quello di creare un costante contatto con i clienti. Voglio dire, a meno che io non sia un professionista straqualificato per cui il mio know-how è davvero difficile da trasmettere a qualcuno, ma qui stiamo parlando di franchising e non è questo il caso, potrò sempre trovare qualcun altro che si occupi della vendita. Non importa se vendo panini, hamburger, piadine, insalate, trattamenti estetici o altri servizi. La vendita la posso delegare. Ed io imprenditore allora? Sto a casa a guardare la TV? Neanche per idea. Io devo fare quello che molti imprenditori si dimenticano di fare: lavorare per cercare nuovi clienti e per fidelizzare quelli che già ho. E per quanto per indole siamo tutti bravissimi ad affannarci nella ricerca di nuovi clienti, siamo generalmente disastrosi nel tenerci stretti quelli che abbiamo. Ecco allora che entra in campo il direct marketing. Ne avete mai sentito parlare? Direct marketing suona come una sofisticatissima strategia da multinazionale, e invece altro non è che uno dei modi migliori per tenerti vicino ai tuoi clienti. In breve, per direct marketing si intende un'attività di marketing mirata ad una specifica nicchia di consumatori. Tutto bello, ma perché siamo partiti dal software di gestione? Beh, perché per poter fare direct marketing abbiamo bisogno quantomeno di un CRM, che altro non è se non una sorta di rubrica potenziata dove poter schedare tutti i nostri clienti ed inserire tutte le informazioni su di loro che riusciamo ad ottenere: data di nascita, email, cellulare, indirizzo, eccetera eccetera eccetera. Per evitare di sembrare degli stalker, un buon modo per ottenere questi dati è quello di lanciare una fidelity card, che collegando il software alla cassa ci permetterà anche di andare a registrare tutti gli acquisti dei nostri clienti e quindi anche le loro preferenze. E che ci facciamo con tutti questi dati? Da bravi imprenditori dobbiamo imparare ad analizzarli. Oltre a darci un quadro completo della nostra clientela e dei prodotti più venduti, possiamo imparare ad incrociare questi dati per preparare delle campagne specifiche per ogni tipo di cliente, andando a personalizzare quindi l'attenzione della nostra azienda nei confronti del singolo. Facciamo un esempio: se oggi fosse il tuo compleanno, non sarebbe bello ricevere un messaggio o una mail dalla caffetteria in cui vai più spesso, con un augurio e magari un buono per una colazione offerta? A chi non farebbe piacere un pensiero simile? Con questi dati posso inviare messaggi a tutti i clienti che non tornano da un po' e proporgli uno sconto sul loro prodotto o servizio preferito. Posso riservare delle promozioni particolari ai clienti più assidui, magari uno sconto o un omaggio come ringraziamento. O ancora creare delle agevolazioni particolari ai clienti più datati, e così via. Da imprenditore questo tipo di azioni di marketing ti danno un'arma potentissima. Ti permettono di rompere la distanza, quel freddo sterile che tutti percepiamo quando pensiamo ad un'impresa, che è un'entità del tutto impersonale, creando invece un rapporto umano, creando vicinanza, comunicando attenzione e di conseguenza fidelizzando. Un gestionale ben strutturato ti permette di conoscere i tuoi clienti uno ad uno, raccogliendo tutte le informazioni del caso e permettendoti di personalizzare la loro esperienza con la tua azienda in maniera semplice, agevole e sistematica, andando a automatizzare qualche processo e qualche campagna, ottimizzando quindi anche questo tipo di processo. Il risultato è la miglior strategia di marketing che tu possa attuare, perché come dice Tom Fishburne, il miglior marketing è quello che non sembra fatto marketing.